Beh, allora sicuramente ho avuto indicazioni positive nei primi 60 minuti, la squadra ha retto bene, peccato non il gol iniziale sul calcio d'angolo, quello dispiace un po', però la squadra ha dato segnali in fase di non possesso buoni, abbiamo tenuto contro una squadra forte e poi anche in fase di transizione abbiamo avuto tre palle gol, ricordo, non finalizzate, ma alla fine era la partita che mi aspettavo. Poi è venuta fuori la stanchezza, noi siamo partiti 10 giorni fa, 10 giorni di doppia, era inevitabile, no? Un calo fisico nel finale, ma questo ci sta. Quello che interessa a me è il fatto di il primo passo, no? Nel non accettare la sconfitta. Infatti il primo tempo, ma anche per 25 minuti del secondo tempo si è visto questa cosa qua. E il prossimo passo che magari vuoi vedere già da domenica, il prossimo step? Ma dare continuità, nel senso che siamo all'inizio, dopo 10 giorni è impensabile vedere qualcosa di diverso, soprattutto contro una squadra forte come Napoli, anche con la Ternana sono stati 25 minuti buoni e poi si è calati fisicamente, è normale, è un processo di crescita che dobbiamo avere, siamo all'inizio, oggi ho avuto indicazioni buone, la fase di finalizzazione non ce l'abbiamo ancora perché siamo stanchi, siamo partiti da 10 giorni e per il resto sono molto contento. Insomma, quello che ti è piaciuto meno, dove dovrai lavorare di più? Vabbè, sicuramente sulla tenuta fisica, però questo è inevitabile perché siamo a 10 giorni di ritiro con delle sedute doppie, la squadra era un po' stanca e poi dovremmo lavorare, era inevitabile oggi soffrire un po' il possesso palla del Napoli, ci sta, ma ci siamo difesi bene, alla fine non abbiamo concesso tante palle gol e c'è da lavorare un po' su tutto. È preoccupato per le 8 reti subite in 2 gare? No, assolutamente. La prima partita abbiamo giocato dopo 5 giorni di ritiro e come potevamo vedere qualcosa di diverso? Oggi contro una squadra del genere non posso essere preoccupato, anzi sono convinto che della squadra, i ragazzi seguono, sono molto contento fino adesso, dispiace sempre perdere. Non credo che accetteremo mai la sconfitta, però fa parte di questo processo che è iniziato adesso. Il 23 settembre, primo impegno ufficiale della stagione, nella Coppa Italia dei Grandi, sarà comunque una bella soddisfazione per Teramo, a prescindere da come andrà? Beh sì, assolutamente sì. Abbiamo tempo, non tantissimo, ma stiamo costruendo qualcosa. Non è impossibile pensare che dopo una settimana, 10 giorni, si possa vedere qualcosa di diverso da questo. Ho avuto delle indicazioni positive, aspettiamo la partita dei prossimi amichevoli, no? Per cercare di continuare a crescere, capire dove abbiamo commesso degli errori, fa tutto parte del processo naturale. Sono tranquillo e sereno di come stanno andando i ragazzi.